Sambuca di Sicilia. Ok. Monte Genualdo. E parto da questa bellissima area attrezzata. Il punto d'ingresso è veramente facilmente raggiungibile, c'è un bel parcheggio, si lascia la macchina e si parte. Ed è subito salita, è un'escursione di circa una decina di chilometri, dove ci sarà una salita di 4-4,5 e dopodiché una discesa di altri 4-5 chilometri. Devo subito registrare questa stradella molto ben curata, carrabile. D'altronde è una RNO e la forestale si dà da fare. L'escursione prevede la cima del monte, che è a circa 1168 metri, metro più metro meno, e spero che... E oggi ho proprio voglia di fare un'escursione tranquilla e speriamo che sarà così. Qua comincia a intravedersi la vetta, quindi il punto di arrivo. Direi che sono, diciamo, a metà strada e il percorso è veramente piacevole. Questa stradella carrabile è veramente bello, taglia proprio in mezzo al bosco. Fantastic! Ed è incredibile questa panchina sotto questo albero gigantesco, è veramente spettacular! Diciamo che la salita non è impossibile, se può fa. Sono a 200-300 metri dalla vetta dove ci sono le antenne e c'è ancora questa stradella tracciata e bene, era proprio quello che volevo fare oggi. E allora, ultima salita ripida per la vetta.
per la discesa ci sono due possibilità. La prima è quella di tornare indietro dallo stesso percorso su strada sterrata tracciata, oppure avventurarsi nell'altro versante di Monte Genuardo. E visto che questa escursione è stata fin qui molto tranquilla, ho deciso di imbattermi in questo fuoripista. E vediamo, vediamo. Oh, incredibile. C'è un sentiero, non so chi l'abbia fatto, ma delineato dalle rocce, che ed è veramente uno dei sentieri più incredibili. Bellissimo, paesaggio mozzafiato, si passa attraverso il bosco, è veramente bello bello bello. E addirittura c'era un passamano che, vabbè, adesso non c'è più, ma comunque è veramente sentiero, ci sono anche addirittura dei gradini che accompagnano la pendenza. Non è troppo scivoloso, non è troppo in discesa, passa proprio, taglia dentro il bosco e continuo a ripetere, spettacolare, veramente non me l'aspettavo un sentiero così, molto molto piacevole. Che dire, si riconcilia con il mondo, con l'esistenza e con un po' di fuoripista. C'è un ruscello d'acqua con una cascatina, c'è proprio un precipizio. No, torno indietro. Qua e scivolo un pochino. E chi la dura la vince, e ci si arrivava dal basso, perché dall'inalto c'è, io prima ero dall'alto, sentivo il rumore di questa cascata, ma ho diciamo trovato un sentierino che arriva proprio a questa bellissima cascata, spettacolare, ma veramente spettacolare. E dai, sono contento per questa cascata, veramente veramente bella. Adesso continuo per questa, sempre per il solito sentiero che taglia nel bosco, e me lo godo tutto. Un altro bellissimo torrente, una piccola cascatella, ma ormai sono senza parole, veramente veramente c'è di tutto in questa escursione, bellissima. Ok, e sono tornato all'aria attrezzata, e veramente questa escursione Monte Genuardo è veramente consigliata a tutti, poco difficile, c'è solo una salita di 4,5 km, non troppo pesante, si può fare tranquillamente, è una fantastica discesa in sentieri tracciati che proprio passano nel bosco. Veramente oggi mi sono goduto proprio
alla grande. E così sono malvolentieri arrivato alla macchina, avrei fatto qualche chilometro in più volentieri, ma va bene così, sono veramente soddisfatto di questa escursione, consigliata a tutti. E quindi da Monte Genualdo è tutto e ci vediamo alla prossima!